L'affermato un attimo il dei, ma... Un po' di sole, ma... Buonasera, iniziamo questo incontro innanzitutto ringraziando gli autori del libro che sono venuti qui e che insomma sono resi disponibili a presentare il loro libro e diciamo un argomento estremamente di interesse. Ringrazio voi per essere qui perché insomma una folta partecipazione mi fa piacere e noi abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile sia i ragazzi, i genitori, abbiamo esteso l'invito anche alle scuole vicine, quindi insomma ci fa piacere che questo invito sia stato raccolto. E naturalmente un ringraziamento anche alla professoressa che ha organizzato e che insomma si è data, diciamo così, in qualche modo è il factotum di questo intervento e anche all'associazione della Onlus Gobetti Volta che ha dato mano a organizzare tutto. Io faccio solo un breve saluto perché non voglio rubare tempo ai relatori e perché l'argomento è di estremo interesse e mi auguro che ci sia, penso, un eventuale dibattito se qualcuno di voi ha qualche domanda da farle, visto che l'argomento sicuramente può suscitare interventi. Quindi vi auguro un buon ascolto e ringrazio veramente per la vostra disponibilità. Grazie, buonasera. Appunto, io sono Elisabetta Malfitano, insegno storia e filosofia qui al Liceo Gobetti e devo dire che quando Clara Pistolesi dell'associazione Onlus Gobetti Volta mi ha chiamato dicendo che c'era una riunione dell'associazione, io premetto faccio parte dell'associazione in quanto sono un'ex studentessa di Gobetti, e mi ha detto che appunto c'era questa riunione in cui si discuteva di eventuali temi da proporre alla scuola e alla cittadinanza. Avevo appena comprato questo libro, Attacchi di Panico. Devo dire che qui ho portato questo contributo dicendo che appunto conosco molto bene la casa editrice, l'Asino d'Oro, e conosco soprattutto la collana che si intitola Adolescenza, quindi ho un occhio di riguardo per questi libretti che sono piccoli ma assolutamente densi e che vengono scritti appunto da psichiatri, psicologi o psicoterapeuti riguardo a problematiche, a tematiche che hanno a che fare appunto con l'adolescenza. Essendo insegnante, credo che questo tipo di libri siano assolutamente utili nel nostro lavoro perché costituiscono appunto uno strumento e un ponte fra un mondo che è il mondo della psicologia e il mondo della psichiatria soprattutto e il mondo della scuola. Questo non per psichiatrizzare la scuola, perché io credo che, anzi, mi ritengo fortunata, faccio il lavoro forse per me più bello del mondo, perché appunto ho a che fare con una popolazione fondamentalmente sana, felice, che sta vivendo appieno un momento forse più bello, però appunto non è sempre così, cioè l'adolescenza è un momento di passaggio, di crisi, in cui vengono fuori anche delle problematiche che magari i ragazzi non affrontano a scuola perché non abbiamo il tempo. A scuola dobbiamo finire i programmi, a scuola dobbiamo fare le interrogazioni, dobbiamo fare i compiti e quindi non c'è il tempo di approfondire determinate cose e soprattutto anche di ascoltare i ragazzi. Quindi sono contenta oggi di essere qui insieme alle autrici che vi presento, che sono appunto Luana Testa, psichiatra e psicoterapeuta,
e Claudia Dario, psichiatra e psicoterapeuta, e Riccardo Sava, che è anche lui psichiatra e psicoterapeuta. Loro tre sono gli autori, e Cecilia Naco è psicologa e social network, che è un'associazione, un network proprio di europeo di ricerca sulla psichiatria psicodinamica, e tutti loro lavorano nel privato e nel pubblico, soprattutto nelle scuole, e tutti loro sono specializzati sui problemi dell'adolescenza. Quindi è un libro che è il frutto di anni di lavoro sul campo, possiamo dire. I tre autori lavorano nel Lazio, quindi Roma e Lazio, mentre Cecilia Naco, Firenze, Toscana. E appunto, diciamo che quindi sono particolarmente contenta, secondo me è un'occasione d'oro avere appunto loro, che sono stati così gentili da venire da Roma a rispondere alle questioni che primariamente saranno forse dei ragazzi che hanno letto il libro e quindi hanno un sacco di dubbi e di cose da chiedervi. E farei quindi, poi procederei così, nel senso che dopo il mio brevissimo intervento passo la parola a Cecilia Naco, che ci dirà qualcosa di più e di approfondito sul libro, e poi faremo un primo giro di domande fatte dai ragazzi a cui risponderanno gli autori, e poi dopo magari estendiamo al pubblico, quindi genitori e docenti, prendete l'occasione di fare anche domande pratiche, perché deve essere, secondo me questo può essere un'occasione, una finestra per parlare, sì, degli attacchi di panico, che purtroppo sono una patologia che noi insegnanti vediamo sempre più spesso, e quindi magari sapere distinguerli dall'ansia più o meno forte, sapere anche che cosa bisogna fare in certi casi, e quindi ecco, domande anche pratiche. Però diciamo, fate degli interventi brevi in modo da poter far parlare più o meno tutti. E, detto questo, vi dico soltanto due cose sull'importanza di questo libro. Allora, questi libri, e soprattutto questo, è un libro agevole, si legge bene, scritto appunto proprio per i ragazzi, questo è fondamentale. Penso che i miei alunni non abbiano avuto grandi problemi a leggere, insomma, sono abituati a leggere cose molto più toste da un punto di vista concettuale, e più che altro di linguaggio che concettuale. E, quindi è un libro importante perché si fa leggere da coloro che dovrebbero essere i protagonisti del libro. E, è importante perché comunica l'idea della malattia mentale come idea, cioè di una malattia che può essere affrontata e curata. E non è assolutamente, diciamo, si pongono in alternativa a coloro che invece affermano che le patologie mentali sono fondamentalmente genetiche, e quindi i ragazzi si ritrovano di fronte a questa cosa con una sorta di destino inesorabile. In realtà io almeno appoggio questa lettura, perché credo che nel mondo della scuola sia fondamentale restituire ai ragazzi l'idea di una possibilità, di un cambiamento, e che non si è sempre in quel modo. Questo io è una lotta che faccio sullo studio, ma appunto penso che possa esserci un'alleanza appunto fra me e voi in un senso molto più profondo, che a cui io però mi fermo e poi vi cedo la parola appunto. L'altra cosa è che è importante per noi docenti, perché appunto ci fornisce degli strumenti, sappiamo appunto come affrontare certe cose, e non solo, ma ci permette di, come io ho avuto occasione con loro, affrontare problematiche che di solito appunto, come dicevo prima, la scuola non affronta perché per mancanza di tempo, ma non credo che sia solo mancanza di tempo, credo che ci sia un problema culturale profondo nella nostra società, e che voi accennate, cioè dite, è la tesi centrale del libro, per cui gli attacchi di panico sono definiti come la malattia del secolo. Perché? Perché nella nostra società, probabilmente una società che si fonda su due cose, la prima è la scissione mente-corpo, e appunto io insegno filosofia e so bene che questo è il pilastro della cultura occidentale, però al tempo stesso questa scissione fa sì che poi ci si dedichi soltanto al corpo e poco alla mente, e alla mente quale? Quella razionale, cioè tutto ciò che è mente non cosciente a scuola viene almeno
in certi indirizzi come il nostro, magari l'indirizzo delle scienze umane forse un po' di più, però insomma è molto meno affrontato, quindi è un'occasione per... L'altro motivo è che si rivolge ai genitori, cioè i genitori secondo me potrebbero leggere il libro e vedere oggi, questo pomeriggio, un'occasione per trovare una, diciamo, terza via di fronte a certe difficoltà dei propri figli, che non è né quella di far finta di niente o scappare, oppure neanche quella di assillarli troppo. Cioè quando ci sono l'attacco di panico, appunto, come dicono bene gli autori, non è una malattia, è un sintomo. Quindi forse appunto parlare, dialogare, aprirsi e poi appunto affrontarle nella maniera, come dicevo prima, cioè l'idea che sia qualcosa di assolutamente affrontabile, soprattutto a quest'età, credo che sia importante per tutti. Credo di aver parlato abbastanza, mi chiedo, e passo la parola a Cecilia Giannacco, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto e poi per prima cosa dico veramente mi emoziona vedere non solo un pubblico così vasto ma anche variegato, sia adulti che adolescenti, vedo insegnanti e poi mi emoziona essere al Gobetti oggi perché sono stata ex alunna di Gobetti, anche ex insegnante prima della mia seconda vita come psicologa e psicoterapeuta. Elisabetta l'ha già detto, è un libro di questi tre autori, Attacchi di panico, volto all'adolescenza, ai genitori e anche agli insegnanti. Aggiungerei anche forse i medici di base, perché sarebbe molto utile che anche un medico di base leggesse il libro, perché in genere la prima richiesta d'aiuto viene fatta al medico di famiglia. Quindi avere le idee chiare sulla tipologia dell'attacco di panico, che cosa significa, credo che sia fondamentale anche per il medico. E per quanto riguarda voi giovani, adolescenti, penso che sia, come ha detto Elisabetta, una condanna rivolta a voi, ma che porta con l'asino d'oro anche una rottura con una prassi culturale, perché in genere l'adolescenza, questo mondo di mezzo, questa eterna età sospesa, viene vista, viene studiata, è oggetto di indagine, di ricerca, viene analizzata, e invece con questa rottura culturale dell'asino d'oro è il giovane stesso, l'adolescenza, che fa ricerca, analizza, cerca, si pone domande. Per questo è così importante che stasera siate qua a rivolgere le domande ai tre autori. E poi, cosa dire? Dico quello che per buona creanza gli autori non possono dire, cioè la validità del volume, e credo che la mia funzione qui stasera sia questa. E già l'unica discrepanza che c'è, che ha già accennato la vostra professoressa, è fra forma e contenuto. Ma l'unica discrepanza che esiste in questo libro è un punto di forza, è una validità. Perché vedete che è un libro piuttosto piccolo, minuto, snello, pratico, è lineare e semplice nel linguaggio, come ha detto Elisabetta, però è denso e ricco in considerazioni, e non soltanto riflessioni e considerazioni cliniche, questo è importante, ma considerazioni e riflessioni anche storiche, culturali. Loro si avvalgono del pensiero di Massimo Fagioli, che ha un approccio assolutamente originale sia alla psicopatologia che alla possibilità di cura, della cura come guarigione. E quindi è un libro assolutamente denso, anche se lo vedete così piccoletto, un libricino. E allora vado direttamente ai punti, e vorrei che i punti che io tocco, che sono essenzialmente le caratteristiche portanti del libro, servissero poi a voi nel dibattito. Quindi io sarò brevissima, li tocco per accenni e vorrei tanto che fosse un'occasione per voi per approfondirli. Il primo tratto. Allora, il titolo è Attacchi di panico, il corpo che grida. Parto da attacchi di panico. Anche per chi non è esperto,
forse è chiaro che esiste anche un disturbo di attacco di panico. Loro invece titolano il loro libro con attacchi di panico, e sicuramente questo ha un senso profondo, cioè, come ha accennato Elisabetta, vedono l'attacco di panico come sintomo. Cosa porta a vedere l'attacco di panico come sintomo e non come psicopatologia? Intanto una ricerca più profonda, perché significa andare a vedere allora cosa c'è sotto il sintomo, sotto il segno, sotto la manifestazione di quella che è la psicopatologia. Poi porta un'idea nuova anche rispetto all'idea di guarigione, poi conseguentemente anche nel trattamento, ma l'idea di guarigione perché in tante persone va a coincidere la sparizione del sintomo con la sparizione della malattia, e invece non è così. E questa è un'idea culturalmente molto profondamente fuorviante, perché si cerca magari una psicoterapia, si cerca di togliere il sintomo, è ovvio che la persona è sollevata e sta meglio, è chiaro che togliere il sintomo è un passo fondamentale, ma non è la guarigione, e questo deve essere chiaro. Poi è come se loro portassero proprio, e questa è tutta la teoria, anche è stato lo sforzo di una vita di Massimo Fagioli, di portare la medicina del corpo alla medicina della mente. E quindi trattano il sintomo attacco di panico proprio come, né più né meno, di come loro farebbero come medici trattando una febbre. Cioè la febbre, l'innalzamento parossistico della temperatura, è ha una causa morbosa. Ma il medico si deve chiedere qual è la causa morbosa. Cioè è una semplice tonsillite o è una sepsi? È una grave infezione o una setticemia? Fa la differenza. E noi come psicoterapeuti dobbiamo chiederci: l'attacco di panico è un'ansia generalizzata? È un'ansia scolastica o è una grave depressione? Cosa c'è sotto? E ovviamente il trattamento cambia. Ora, detto questo, mi hai dato 10 minuti, no? Ce la faccio. Detto questo, arriviamo al punto che forse interessa di più. Qual è l'origine di questo attacco di panico? Cosa accade? Ecco. Gli autori, sempre avvalendosi del pensiero di Massimo Fagioli, della teoria della nascita, si chiedono se per caso può essere andata persa una natura primigenia originaria dell'uomo. Mi spiego meglio. Alla nascita, quando nasciamo, noi nasciamo con una unicità di corpo e di mente. Intendo unicità come essere un'unica cosa, non nel senso di essere straordinario, unicità come unica cosa. E il corpo è proprio una coincidenza, una identità. Il corpo è la mente alla nascita e la mente è il corpo. Non vi dovete immaginare quindi voi che avete fatto filosofia con la professoressa Marpitano avete approfondito sicuramente questi temi, non vi dovete pensare che siano due essenze, due entità, due realtà, corpo e mente, poi si parla di mente non cosciente, che siano prima separate e poi unite. No, sono unite fin dall'origine. Allora i nostri autori si chiedono, ma che sotto l'attacco di panico sia andata persa questa prima unicità della nostra nascita? Che sia andata persa questa prima identità, questa prima fantasia del bambino, poi ve lo spiegheranno meglio, che da una parte, quando viene alla luce, annulla con la funzione di annullamento il mondo diciamo della natura inanimata, non umana, che lo prende, primo tra tutti lo stimolo della luce, che è un assolutamente nuovo rispetto a quello che era la realtà fetale, e dall'altra, e questa è quella che Massimo Fagioli ha chiamato funzione di annullamento, ma simultaneamente nello stesso tempo, annullando, difendendosi dalla natura inanimata e annullando il mondo e facendo
un pensiero, perdonatemi la parola pensiero, ovviamente non è un pensiero cosciente, il mondo non esiste, quindi di non esistenza del mondo non umano, il bambino ha una definizione di sé, una definizione della propria identità, e questo è quello ciò che Massimo ha chiamato fantasia di sparizione, cioè a far sparire il mondo da una parte e quindi non esistenza fa l'esistenza del sé, e questo è il nostro vero sé che i nostri autori contrappongono forse, quando vi è malattia, a un falso sé. Quindi che sia andato perduto questo falso sé, questo si chiedono, e fondamentalmente si rispondono sì, confermato da quattro punti che poi analizzano nel corso del libro, nella seconda metà, con relativi casi clinici, è ricchissimo, vi consiglio assolutamente di comprarlo e di leggerlo. Quattro punti. Allora, da che cosa vengono estrapolati questi quattro punti? Sia dalla vasta letteratura clinica e dalla loro esperienza clinica. Primo punto, notano che nei pazienti che soffrono attacchi di panico esiste, come ha accennato Elisabetta, una scissione tra mente cosciente e mente non cosciente, e prima fra corpo e mente, e poi a livello psichico fra mente cosciente e mente non cosciente, e hanno una grossa difficoltà a comprendere che l'origine del loro star male, del malessere, della patologia è psichico e non fisico. Sono proprio persone che hanno difficoltà a prendere in considerazione la parte psichica di sé, il non cosciente, come se vi fosse stata appunto questa perdita. Il secondo punto, si chiedono, vedono, osservano che in tanta letteratura e anche nell'esperienza clinica si parla a questi pazienti di alessetemia, cioè un'incapacità di descrivere, esperire le emozioni proprie e altrui. Per terzo elemento, questo a cui vi ho già accennato con la teoria della nascita, un falso sé, cioè un senso di continua confusione, smarrimento rispetto a ciò che siamo, a ciò che proviamo, che viviamo. Ad esempio, i forti sintomi, anche i sintomi dell'attacco di panico, possono essere fisici, neurovegetativi, gastrointestinali, ma si arriva anche a quelli che vengono definiti sintomi dissociativi, come la derealizzazione e la depersonalizzazione. E per quarto punto, se partono dal fatto che se non mantieni questa tua identità originaria e ti basi su un falso sé, magari dovuto per compiacenza, per assicurarti la vicinanza di altre persone, se dipendi sempre dal riconoscimento degli altri e non tieni la tua propria identità, ovviamente va da sé che avrai anche un'ansia di separazione o un'angoscia proprio di separazione. Su questi quattro punti loro basano tutta questa ricerca, e poi penso che avremo modo di approfondire. E l'altra domanda fondamentale, con questo chiudo e lascio la parola a voi giovani, perché l'adolescenza? L'adolescenza è un momento delicatissimo di crescita, culturalmente viene assolutamente anche attaccata, basta pensare come viene descritta l'adolescenza, no? È sempre un non, o un qualcosa che non sei più, o qualcosa che non sei ancora, e vivi sempre in questo mondo di mezzo, cioè non sei più un bambino, ma sono io con il microfono? O non sei, appunto, non sei più un bambino, ma non sei ancora un adulto. E quindi credo che culturalmente tutti noi dovremmo fare una ricerca e portare veramente una rottura per una cultura nuova che ponga l'adolescenza ad un momento di pari dignità di tutte le altre fasi della vita. Cioè, siete importanti non meno dell'infanzia, non meno della, i psicologi parlano di adultità, la parola è orribile, quindi dirò dell'età adulta. È un momento delicatissimo, fatto di crisi, ma intendo crisi nel senso etimologico del termine,
cioè dal greco scelta, è un momento in cui devono essere fatte le scelte esistenziali e quindi questo è un momento importantissimo. E il giovane cerca, e sembra, è tutto un paradosso, tutto un conflitto, perché è come se il giovane adolescente cercasse una continuità e una coesione del sé, però nel cambiamento. Quindi è in qualche modo un conflitto esistenziale, non so se ho reso l'idea, cioè voler essere sempre diversi ma conservando e rimanendo coesi a se stessi. Quindi è un compito vostro difficilissimo. Avrei tanto altro da raccontare dell'adolescenza, ma non vi voglio annoiare e vi lascio la parola. Grazie. Considerate attacchi di panico? Io volevo sapere invece che cosa ci possono dire se dicono qualcosa gli incubi e i sogni. Nel libro c'era una testimonianza di questa ragazza che ha avuto 6 attacchi di panico, però si rifiutava di accettare che fossero attacchi di panico anche se gliel'avevano detto. E volevo sapere come mai si ha così difficoltà ad accettare questa cosa. Domande collegatissime e già difficilissime tutte e tre. Una prima risposta è un po' più semplice, forse un po' più medica, no? Ad esempio, non solo cosa sono se le parole sintune possono essere un attacco di panico o che ruolo possono avere gli incubi e sogni, cioè cercare di vedere se in qualche modo questi sono fenomeni collegati e poi andando a vedere le differenze cosa ci dicono. Alcuni disturbi del sonno, che possono essere sicuramente frequenti anche in chi soffre di attacchi di panico, nelle loro differenze si caratterizzano proprio per quello che succede nel passaggio dal sonno alla veglia, o anche viceversa, dalla veglia al sonno. E quindi in qualche modo in quel momento di passaggio, se vogliamo un po' forse schematizzare troppo, tra quello che nel sonno inevitabilmente è 100% un pensiero non cosciente che si sviluppa, ad esempio appunto il discorso dei sogni a pieno effetto, a pieno diritto la realtà di pensiero non verbale, pensiero per immagine, ma attività mentale della persona. E invece quello che più frequentemente caratterizza la coscienza, anche se gli artisti si ribelleranno a quello che sto per dire, un pensiero appunto al risveglio, un pensiero più caratterizzato dalla coscienza, da un pensiero verbale, di discorso, di idee e quant'altro. Allora, se, come diceva Cecilia, una difficoltà, uno dei motivi che portano a questi attacchi di panico è il fatto che si è persa questa fusione e questa coerenza tra pensiero non cosciente e pensiero cosciente, i passaggi da un momento all'altro, quindi come dicevamo prima dal sonno alla veglia o viceversa, sono passaggi critici, delicati, e per questo, in questi casi, possono essere caratterizzati da sintomi. Però non è tutto uguale, perché, qui poi farò proseguire Luana sul discorso dei sogni,
l'incubo, che può essere anche carico di una serie di vissuti, anche simili a un attacco di panico, è ancora 100% pensiero non cosciente, è nel pieno ancora del sonno. L'attacco di panico, di cui parliamo nel libro, tendenzialmente invece è un evento che avviene nella veglia, prevalentemente, oppure al risveglio, oppure appena proprio svegliati può anche succedere questo, magari proprio dopo un brutto sonno. E quindi è un evento dove, oltre insieme al vissuto fisico dell'attacco, c'è tutto un vissuto anche cosciente che può essere di pensiero, paura di impazzire, di perdere il controllo, di non riconoscere la realtà circostante o di vedersi come un po' da fuori, quindi ci sono questi sintomi coscienti. E quindi in quel caso la sintomatologia ha tutta, si manifesta tutta nel contesto della vita della coscienza. La paralisi del sonno, e non è l'unico esempio, insomma, ce ne sono sicuramente altri, come può essere il sonnambulismo, come possono essere altri fenomeni di questo genere, o anche quello che si chiama power nocturnus, insomma, un terrore che prende. Sono invece proprio caratteristici del passaggio tra le due dimensioni, cioè hanno ancora in comune un po' del sonno, un po' della veglia, un po' di non cosciente, un po' di cosciente. Quello che si è visto, per quello che può interessare, non vado troppo sul tecnico, è che questi sintomi di passaggio in alcuni casi sono caratterizzati da un'assenza di attività motoria, come il caso delle paralisi. In altri casi invece sono caratterizzati da un movimento, che può essere una vocalizzazione, può essere alzarsi, può essere tante altre cose, gridare, eccetera, eccetera. Allora, in realtà ci sono diverse fasi del sonno, caratterizzate per quello che, insomma, per le onde che sono state individuate a livello cerebrale e per la velocità del movimento degli occhi. Non so se avete mai sentito quale fase REM e fase non REM del sonno. Vabbè, poi, insomma. Se il passaggio è tra sonno non REM e veglio, tra veglio e sonno REM, abbiamo le paralisi. Se invece questo passaggio è tra veglio e sonno non REM e viceversa, si possono manifestare invece attività motorie come sonnambulismo e altro. Poi, su cosa fare di questi incubi, di questi sogni, ci terrei a far proseguire Luana. Faccio questo regalo. Allora, intanto vi volevo ringraziare, diciamo, per l'invito, per la professoressa Martitano, Cecilia per le cose bellissime che ha detto sul libro. Volevo ringraziare voi perché siete così appunto numerosi, e il preside appunto che ci ha accolto nella scuola. E va bene, continuo allora sull'invito di Riccardo su questa storia dei sogni e degli incubi anche, no? Nel senso che hanno. Allora, partiamo da che cosa sono i sogni. Allora, i sogni sono pensieri, cioè è un certo modo che l'essere umano ha di pensare, diverso da quello della coscienza, che noi conosciamo come pensiero verbale, no? Questo è un pensiero per immagini, ed è un modo di pensare che diciamo, racchiude quel primissimo modo di pensare che è stato neonato, perché appunto fin dalla nascita ciascuno di noi è stato in grado di pensare, ma non di pensare in termini appunto verbali, ma per immagini, cioè tutto ciò che il neonato ha espedito nel suo rapporto con la mamma, con gli adulti di riferimento, si trasformava man mano in immagini. Questo modo di pensare che noi perdiamo allo stato di veglia nel momento in cui acquisiamo il linguaggio verbale rimane in qualche modo nei sogni. Ecco, quindi i sogni sono un modo di pensare. Per noi terapeuti è molto importante il canale del sogno perché appunto è un pensiero che è libero, diciamo così, dai condizionamenti della coscienza, dello stato di veglia, no? È un pensiero più vero, più reale di ciascuno di noi e ci serve per capire come vengono vissute certe esperienze nella vita. Non sono però riproduzione
fotografica di queste esperienze, cioè il sogno non riproduce, cioè non è un ricordo appunto fotografico di qualcosa che abbiamo vissuto, perché c'è nel pensiero umano questa capacità di trasformazione, cioè quindi ciò che noi viviamo, ciò che noi speriamo, viene trasformato con un'attività di fantasia che è caratteristica dell'essere umano, che la trasforma appunto in queste immagini che raccontano proprio come se fossero una lingua, come se fossero un linguaggio, una lingua anche va proprio tradotta. Quindi il terapeuta di fronte al sogno del paziente deve tradurre quelle immagini cercando di comprendere in che modo, perché appunto non è la cabala, non è la smorfia, non è niente di tutto questo, e non è nemmeno diciamo una traduzione letterale, no? di un significato letterale. Bisogna cogliere il senso. Cogliere il senso, altra capacità appunto dell'essere umano, no? Per cui le cose non hanno un valore in quanto tali, ma in quanto noi diamo un senso a queste cose. E allora il terapeuta deve essere in grado di cogliere qual è il senso che la persona che ha di fronte, che gli racconta il sogno, sta comunicando con quelle immagini. Non so se sono stata chiara, poi chiedetemi altre cose che volete sapere, no? Allora, quindi, siccome sono sogni, sono un pensiero, e sono un pensiero che racconta come ciascuno di noi ha vissuto certe situazioni di rapporto nel proprio quotidiano, quello che noi sogniamo, quello che noi ci dice cosa noi abbiamo realmente vissuto in termini affettivi. Quindi gli incubi, nello specifico, sono evidentemente dei sogni che ci spaventano, che ci fanno svegliare con l'angoscia e che ci dicono che c'è un'inquietudine, che c'è qualche cosa che ci preoccupa, che c'è qualcosa di cui ci dobbiamo occupare, ecco, non dobbiamo far finta di niente di fronte all'incubo, no? Dobbiamo affrontarlo e ovviamente da soli è difficile avere questi strumenti, quindi per questo esistiamo noi, perché dovremmo essere in grado di rispondere, di comprendere qual è la cosa che inquieta, qual è la cosa che angoscia, che cosa sta succedendo. A volte ci può essere un'angoscia legata per esempio appunto a qualcosa che si sta movimentando, come diceva Cecilia, no? Nel periodo dell'adolescenza. Io giro molto di qua perché vedo che i giovani sono tutti di qua, però con loro, visto che loro hanno fatto le domande. Però insomma ovviamente mi rivolgo a tutti. Nell'adolescenza appunto proprio questo passaggio così complesso, così ricco di cambiamenti enormi sul piano fisico, sul piano psichico, possono diciamo essere accompagnati anche da sogni angosciosi, no? Perché appunto ogni volta che c'è in atto un cambiamento, una modificazione, può partire una preoccupazione, un'angoscia, non sapere come gestire questi cambiamenti, e quindi ci possono essere, diciamo, non sono patologici ovviamente, no? Dei sogni angosciosi, non necessariamente, però insomma, ecco, se diventano frequenti è sempre bene ovviamente chiedere a qualcuno, insomma, che sappia rispondere in questo senso, no? Non so se sui sogni. Poi c'era l'altra domanda, no? C'era l'altra domanda sul come mai è così difficile accettare, no? Partendo da quel caso clinico, che mica solo 6 volte, non so perché 6 volte, non mi sembra che abbia scritto 6 volte. Guarda, per mesi e mesi lei è andata al pronto soccorso convinta, assolutamente convinta di avere un infarto in atto, nonostante gli fosse stato spiegato che era attacco di panico, non c'era niente di fisico, non c'era che il suo cuore era perfetto, eccetera. E questo secondo me può dipendere da due fattori, no? In generale, al di là del caso presentato, ma è una cosa molto diffusa e molto frequente in chi soffre attacchi di panico. Uno è legato alla appunto grossa sintomatologia del corpo, no? Che quindi rende difficile comprendere, no? che non sia un problema fisico. E l'altra è legata proprio al problema che sta proprio in chi soffre spesso di attacchi di panico, cioè che è negare totalmente che esiste una realtà psichica. E quindi è come se fosse
una sorta di cecità proprio, no? Nei confronti dell'esistenza di una realtà psichica, e quindi è difficile accettare, cioè, ma che è? Ma che cos'è questa cosa che io non controllo, no? Che allora parte da me, ma che cos'è, no? È un negare totalmente la realtà psichica, non cosciente ovviamente, che quella cosciente quella esiste, no? È percepibile, direttamente percepibile, diciamo, quella proprio inconscia, che poi è quella fondamentale, no? Nel nostro modo di stare, no? Di stare al mondo, di stare nei rapporti, di vivere le cose. Quindi sono, diciamo, queste due cose ovviamente legate insieme, per cui per molte persone è veramente molto molto difficile. Forse ne possiamo aggiungere una terza, che può essere anche una paura, no? Una paura di affrontare qualche cosa che appunto non solo è conosciuto e o misconosciuto, no? Ma ecco, appunto, che evidentemente in chi soffre attacchi di panico è proprio non è concepibile, no? E spaventa, perché c'è una cultura che ci dice che questa realtà più profonda e non cosciente è male, è il diavolo, è qualche cosa di terrifico, cosa che invece non è assolutamente vera, no? Però la cultura ci dice questo, che è misterite, no? E quindi a volte ci può essere proprio una negazione del problema legata al fatto di non accettare l'esistenza, cioè la paura di dover affrontare qualcosa di terrifico, insomma, il mostro di Loch Ness, eh? Ok? Riguardo alla definizione di alessitimia, perché era stata definita come l'incapacità di descrivere o riconoscere emozioni, no? Però, anche pensando personalmente, no? Durante l'adolescenza questa difficoltà è molto presente, perché essendo persone in crescita dobbiamo bene capire cosa siamo e cosa desideriamo, no? E quindi, cioè, io mi sono chiesta qual è il limite da cui si passa da adolescenza e quindi dubbio normale, tra virgolette, e malattia, no? Io volevo sapere qual è la differenza che sia, diciamo, di tipo di dissociazione che si può avere durante l'attacco di panico o durante magari l'assunzione di una droga. Sì, a questo punto mi leggo a quella sulla alessitimia e il metodo così per non incappare nella alessitimia, qualcosa del genere. Può andare? Può essere una donna. Quello che mi ritocca. Belle domande, complimenti. Dunque, allora mettiamo insieme le due domande sulla alessitimia. Allora, questa domanda sì, mi era anche stata posta tra l'altro da un insegnante quando abbiamo fatto la prima presentazione del libro, no? Mi diceva, ma insomma questa alessitimia è un po', sembra un po' una caratteristica di questi adolescenti, no? Allora la consideriamo una malattia, lo consideriamo come un momento di passaggio, no? Appunto legato all'età. E io lì ho fatto un discorso, insomma, che adesso cerco di essere più breve, di non farlo lungo come l'ho fatta lì, però allora io mi rifiuterei di pensare che è una cosa che appartiene al periodo dell'adolescenza. Credo che sia, questo l'ho detto in quell'occasione, una modalità che è più legata alla cultura di quest'epoca, quindi più all'adolescenza attuale. Questo perché te lo dico? Perché ovviamente anch'io sono stata adolescente, no? Sono stata adolescenti e sicuramente io vedo le differenze, e con questo non voglio dire, mi raccomando, non pensate che sto dicendo ai tempi miei, no, no, non è questo. C'è una diversità che però va vista, no? Va letta, nel senso che poi l'adolescente vive la cultura della propria epoca, quindi è chiaro che noi eravamo diversi come siete voi,
diversi dagli adolescenti dell'Ottocento, e quindi, e questo perché? Perché all'epoca, e sto parlando degli anni 70, ahimè, noi eravamo molto più abituati ad avere questo atteggiamento introspettivo, no? Più riflessivi su certe tematiche, diciamo, esistenziali, a volte anche permettimi il termine, anche tante seghe, masturbazione mentale, però c'era più attenzione, no? Verso un sentire, tanto che all'epoca poi c'era l'autocoscienza, esatto, cioè all'epoca ne avrei sentito parlare, no? C'erano questi gruppi di autocoscienza che tra l'altro inventarono le femministe fondamentalmente, poi si estese un po', no? A tutti i giovani, cioè ci si riuniva pomeriggi interi, serate intere, aiuto veramente a parlare dei rapporti, di come vivevamo i rapporti, di come erano andati i rapporti sessuali, di quello che si era provato o che più spesso non si era provato, no? E quindi si parlava tantissimo di questo, e quindi c'era maggiore attenzione a quello che si provava, a quello che si sentiva, agli affetti che si muovevano, no? Adesso questa cosa non c'è. Io però in quello che mi dissi anche che voi però pagate le conseguenze dei nostri errori, perché in realtà questo cercare, che era bello, era affascinante e fondamentale, importante anche, il più delle volte ha fatto poi riferimento a dei cattivi maestri, a dei pensatori che magari appunto ci dicevano che era inutile farsi queste domande, perché non si potevano trovare le risposte, perché appunto per quello che dicevo prima, in fondo i nostri affetti, le nostre passioni, tutto ciò che ci movimenta e che è legato al nostro non importante, era appunto male, no? Era negativo, bisognava controllare queste passioni, questi affetti, perché niente poteva venire di buono da quella parte della nostra mente, no? E quindi in qualche modo nel tempo si è un po' rinunciato, si è rinunciato a cercare, no? si è smesso di cercare, e quindi io credo che adesso voi soffriate un po' di questo, no? Cioè delle conseguenze di un fallimento di almeno una parte, perché poi insomma noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare questa storia dell'analisi collettiva della teoria di Massimo Fagioli, che ci ha detto cose molto diverse, no? Che appunto ci ha detto che non è vero che nel non cosciente c'è il misteraide, c'è il male, eccetera, no? Ma tutti gli altri sono anche un po' male, no? Perché lo sai qual è la storia, cioè terrorismo, droga, suicidi, malattia mentale e quant'altro, no? O viaggi in Tibet. e questa è stata un po' la conseguenza di questo fallimento di una ricerca che però noi avevamo, e quindi voi forse vi lanciate molto di più sulla ricerca, no? Della soddisfazione immediata, vi chiedete un po' meno, no? Anche se so che ci sono segnali di una adolescenza più recente a cui forse appartenete più voi, che siete giovani, in cui ricominciate, ecco, sta ricominciando forse questa ricerca sull'essere umano. Non è che c'è una ricetta, la ricetta è quella che ho detto adesso, un po' implicito nella risposta che ho dato, no? E in questo credo che il lavoro degli insegnanti sia fondamentale per cercare di spostare l'attenzione proprio su voi stessi, no? Su chiedere, su non rinunciare a cercare di comprendere perché non sapete amare abbastanza, o perché non vi capite, o perché non riuscite a fare dei rapporti più belli, più profondi, più... Dovete farvi domande, non dovete rinunciare, non vi dovete rassegnare. Poi c'è la domanda sulla dissociazione, no? Se c'è una differenza tra la dissociazione da sostanze o da attacco di panico, no? Vabbè, l'elemento chiave è che ovviamente nell'assunzione
assunzione di sostanze c'è una causa esogena che è ovviamente l'assunzione della sostanza. E ovviamente ci sono delle sostanze che causano proprio degli effetti specifici, no? Che ne so, gli allucinogeni, no? L'LSD, insomma, funghi, unghietti, insomma, tutta una serie di sostanze che ti determinano, no? Proprio un sintomo, quel sintomo. Sulla dissociazione, in qualche modo, che possiamo dire? Che forse, anche perché c'è da fare una differenza, non è che tutte, come dire, le persone che fanno uso di sostanze poi sviluppano però questi sintomi dissociativi, no? Ok? Quindi forse si potrebbe pensare che la sostanza, quando, come dire, arriva a determinare, ovviamente escludendo quelle sostanze che ti ho detto, no? Quando arrivano a determinare una sintomatologia così eclatante, no? Così importante, forse lo fanno perché vanno in qualche modo a slatentizzare un qualcosa che c'è sotto, cioè magari una fragilità, no? Oppure una sofferenza. In casi, in alcuni casi, slatentizzano proprio la malattia, ok? Quindi, come dire, non è la sostanza che ti provoca la dissociazione, ma la sostanza va a in qualche modo slatentizzare qualcosa che già c'è, rendere manifesto, okay? Rendere visibile qualcosa che magari è presente, però è presente comunque nel profondo, insomma, no? E cioè, perché in qualche modo la sostanza ovviamente in qualche modo va a ti disinibisce, no? Quindi ti, come dire, elimina quel controllo che magari con la ragione riesci in qualche modo ad avere. Poi c'è da dire anche che, mentre nell'attacco di panico ovviamente non c'è la causa esogena, no? Quindi ti viene appunto all'improvviso e, come dire, è legato, come dire, all'attacco di panico, che è una condizione, come dire, mentale, esclusivamente. Sono stata chiara su questo. Poi c'è da fare pure un altro discorso, c'è da dire un conto sulla cultura un po' della droga, no? Cioè, come dire, un conto in adolescenza può capitare di trovarsi, no? In occasioni uno si fa una canna, no? Oppure può capitare, nel senso, con gli amici, perché in qualche modo tutti lo fanno, puoi provare, no? Il discorso poi può, come dire, cambiare quando una persona inizia a fare un uso, no? Un uso, un abuso. Allora lì perché, no? Uno si, appunto, forse si deve chiedere il perché, forse è perché lo fa, lo potrebbe fare a scopo autocurativo, no? O forse perché appunto vuole anestetizzarsi, o come dire, potrebbe in qualche modo avere un significato diverso. Mm? Allora, nel libro parla di paura di impazzire e paura di morire. Qual è il nesso e la differenza tra questi due? Allora, abbiamo detto anche all'inizio che c'è un legame tra la malattia mentale, in questo caso gli attacchi di panico, e la nascita, no? Cioè il momento subito dopo la nascita. Allora, diciamo, mi piaceva approfondire il nesso che c'è appunto tra questo momento subito dopo la nascita, l'adolescenza e la malattia mentale. Non so se... la differenza tra paura di morire e paura di impazzire, perché poi sono appunto tutti e due i sintomi che si manifestano nell'attacco di panico. Però non so quanto poi possa realmente esistere poi la paura di morire, no? Perché insomma capisci che come dire, è pure difficile
per noi come dire, percepire che stiamo morendo, no? Proprio a livello fisico, cioè al limite tu percepisci come dire, sì, la tachicardia, no? Percepisci come dire, tante sfumature, no? Corporee, però come dire, come fai a avere la certezza che quella cosa ti sta facendo morire? Difficile, no? Quindi forse dietro la paura di morire si potrebbe nascondere la paura di impazzire, che in qualche modo è questa come dire, paura di perdere il controllo, no? Di perdere appunto la ragione. Però sai, poi alla fine la paura, da una parte viene da dire che la paura insomma di perdere la testa, no? Di perdere la ragione non è per forza una cosa negativa, no? Se ci pensi. Nel senso quando ti innamori, no? Che fai? Che fai con la ragione, no? Cioè in fondo perdi la testa. Quindi forse è una cosa, in quel caso, no? La perdita della ragione appunto ti serve, no? In qualche modo. Sulla paura forse di impazzire, perché appunto uno ha la paura di perdere la ragione, che in qualche modo di perdere il controllo, no? E però se tu c'è paura di perdere il controllo, perché magari c'è paura che viene fuori un qualcosa di, come dire, bestiale, no? Un qualcosa di brutto, un qualcosa appunto, il solito Mr. Hyde, insomma, no? Cioè, il, come dire, e quindi ovviamente hai paura appunto di perdere questo, questo controllo su questo mostro che è lì. Mentre, quindi, come dire, forse hai paura di perdere un qualcosa, cioè come dire, hai paura di perdere un qualcosa di più profondo, un qualcosa come dire, di legato a una tua, come dire, a dei tuoi effetti, delle tue immagini, a qualcosa di perdere qualcosa di tuo, per quello hai paura di impazzire. Credo che insomma questa sia la differenza. Poi non so se c'è qualche altra cosa da dire. Una cosa che ho pensato io sulla differenza tra paura di impazzire e paura di morire può essere forse legata a quello che dite voi nel libro, che persiste la negazione dell'origine della malattia, per cui uno è pervicace nel pensare, nell'insistere sul sintomo biologico, fisico, organico, e quindi ha paura di morire, cioè ciò che è in agguato è l'infarto, non è la pazzia. E forse potreste dirci, non lo so, o l'azzardo io, insomma, che sono pazienti diversi quelli che vengono e ti dicono ho paura di impazzire o ho paura di morire. Cioè chi ti dice ho paura di morire forse ha un insight per il discorso che faceva Luana precedentemente, no? Quanto insight significa capacità di vedere dentro, di introspezione, di autoanalisi, quanto sei in grado di capire che l'origine della tua malattia è psichica e non fisica. Chi in qualche modo è ancora aderente ad una realtà non mentale, psichica, sta male, ma un residuo, un legame lo mantiene, ha più paura di impazzire, cioè la sente la mente che va via, sente lo smarrimento, sente il perdersi. Chi invece è pervicace nel dire che è un sintomo fisico è proprio perché non vuole vedere ciò che accade a livello psichico non cosciente e quindi rimane più sul corpo. È possibile? Sì, esattamente così, tant'è vero che c'è una differenza enorme, appunto nella mia esperienza ho visto tantissimi attacchi di panico, sia nel servizio pubblico, nel pronto soccorso e sia poi nelle psicoterapie private. E c'è una differenza sostanziale, perché quelli che arrivano appunto al pronto soccorso sono come quella paziente di cui parlavamo prima, sono persone che appunto vengono in pronto soccorso con la convinzione granitica di avere un problema fisico e tra l'altro la cosa che mi colpì a suo tempo, un motivo per cui poi mi è anche l'idea di scrivere questa cosa,
e che mi colpiva questo fatto che io ovviamente ne ho visti tanti in tanti anni di attività, e avevano delle modalità assolutamente sovrapponibili, per cui quando ci chiamavano appunto la consulenza psichiatrica, il pronto soccorso, arrivavo lì e dicevano: beh, signora, guardi, non è niente, ha fatto il cardiogramma, ha fatto tutti i controlli, gli enzimi, cioè non c'è niente dal punto di vista fisico-cardiologico. Che succede nella sua vita? Come va la sua vita? Come funziona la sua vita? E tutti imperterriti sostengono che va tutto bene, la loro vita è perfetta, i loro rapporti sono idilliaci, e io comincio a indagare, ma suo marito, ma suo figlio, ma suo padre, ma insomma, niente, tutto perfetto, dottoressa, le assicuro, non c'ho niente, non c'è nessun motivo per cui debba stare così, quindi per questo penso che non può essere una cosa psichica, no? Ecco che sto anche aggiungendo quello che stavo dicendo prima. Altra cosa è che chi invece viene poi in psicoterapia, chiede una psicoterapia, e lì stiamo già un pezzo avanti, perché stiamo di fronte a una persona che ha preso consapevolezza, oddio, non sempre, perché a volte arrivano e dicono: ma perché è venuta, non sape, no? Che cosa vuole, che cosa chiede. Guarda, dottoressa, molto, a me mi ci hanno mandato, mi hanno detto devo venire, ma non so, lo dica lei, no? Questa è una cosa che succede spesso con chi viene a chiedere una psicoterapia. Però io penso sempre, no? Questo, loro colleghi più giovani mi conoscono, sanno che insomma io penso sempre che, però, se uno ha preso il telefono, chiamato, preso l'appuntamento e ha fatto la fatica di arrivare fino allo studio e si è messo seduto davanti a me, è perché sotto sotto poi in fondo lo sa che ha bisogno di una psicoterapia, e quindi in genere io sono sempre abbastanza accogliente, anche quando sembra che non ci sia una vera consapevolezza, cioè una voglia, una motivazione a fare un lavoro psicoterapeutico, che è un lavoro bellissimo, ma è anche molto difficile, molto cioè ha dei momenti ovviamente anche di grande difficoltà, perché uno deve fare i conti con se stesso e non sempre è una cosa che fa piacere, no? Ecco, però poi in realtà ci sono degli aspetti della psicoterapia che sono bellissimi, splendidi, quando un paziente, ecco, tornando al discorso dei sogni, comincia a sentire le interpretazioni dei sogni, si affascina quando comincia a comprendere che c'è questa capacità di intuizione, cogliere delle cose molto più profonde, molto più bella della coscienza, cioè l'inconscio ha delle capacità, delle potenzialità enormi, e quindi su questo poi le persone si intrigano e nonostante le difficoltà il lavoro lo continuano. Poi dopo c'era l'altra domanda difficilissima. Allora, che modo, tu dicevi, si lega il problema che può sorgere in adolescenza o la maternità vera e propria al primo anno di vita, no? Cosa che appunto sosteniamo nel libro e che è ovviamente fa riferimento a tutta la costruzione teorica di Fagioli, no? Allora, Cecilia, prima devo chiamarti dottoressa Iana, o dottoressa Iana? Prima ha raccontato bene la dinamica della nascita e ha detto appunto che alla nascita c'è questo, diciamo, difesa nei confronti dell'insulto della natura, no? Rappresentato fondamentalmente dalla luce, ma non solo, per cui si, come dire, si fa sparire questo stimolo. E però questa sparizione esterna dello stimolo nocivo fa comparire una immagine interna di esistenza, no? Cioè io sono, io esisto. Questo rifiuto della natura è legato al fatto che il neonato è ancora fragile, diciamo come una carenza di vitalità che non gli consente di resistere, sapere resistere a questo insulto della natura, e quindi si concentra sul rapporto interumano. Ma in questa piccola carenza, che non è assolutamente patologica, è fisiologica, in quel momento, perché gli serve per rivolgersi verso se stesso e verso l'altro essere umano uguale a se stesso e iniziare a venire a rapporto con la mamma, no?
Questa carenza però dovrebbe essere teoricamente colmata dal rapporto dall'adulto di riferimento, cioè nel rapporto, nel calore, nell'affetto, nell'attenzione, nell'accudimento che l'adulto ha nei confronti del neonato, questa vitalità un po' carente dovrebbe cominciare piano piano a aumentare, no? E quindi questa carenza con lo svezzamento si dovrebbe colmare. E lo svezzamento è quel momento, non è lo svezzamento delle pappette, lo svezzamento nel senso della separazione da questo rapporto così, diciamo, stretto, intimo a due, no? Tra il bambino e l'adulto di riferimento. È un processo di separazione che ha dei tempi, è lungo, inizia col, grosso modo con la fine del primo anno di vita e procede fino alla pubertà, cioè è come se piano piano questo bambino che cresce diventasse sempre più condizioni fisiologiche, diventasse sempre più sicuro di sé, assumesse questa identità sempre più solida, sempre più autonoma, no? Fino alla pubertà, quando lì, ecco, c'è l'incontro con l'altro da sé, anche con gli altri, anche con i pari, però diciamo nel rapporto uomo-donna sicuramente mette in gioco più profondamente se stesso, il se stesso più profondo. E lì, se questa carenza non è stata colmata, cioè se gli adulti di riferimento non sono stati sufficientemente validi nel rapporto, nel rispondere a questo neonato che poi è diventato bambino, poi è diventato adolescente, quella carenza non viene colmata. E quello diventa un punto di fragilità, che a seconda di quanto è stata grande questa mancanza di risposta da parte degli adulti, è un punto di fragilità su cui poi i fatti della vita possono andarsi in alcune aree e a determinare poi la malattia, che ovviamente sarà più o meno grave a seconda di quanto è grave questa carenza e a seconda di quanto sono potenti i fatti negativi che possono capitare nella vita. Ci sono ancora domande tra i ragazzi, se no anche tra il pubblico, se c'è qualche docente o qualche genitore che vuole chiedere qualcosa. Consideriamo il disturbo di panico come in qualche modo l'espressione del fatto che una persona vive secondo una scissione. Il momento in cui si presenta l'attacco di panico è un momento qualsiasi oppure in qualche modo il momento in cui la persona si trova messa di fronte a questo suo modo di vivere, in qualche modo ha una minima consapevolezza, ecco, di questo? Cioè, la risposta è facile, sì, quindi sono presa di questo, però forse ci aiuti ad aggiungere una cosa, come effettivamente, siccome appunto diciamo che gli attacchi di panico sono un sintomo, non hanno sempre la stessa causa e anche forse in diversi momenti della vita, in diversi modi in cui si possono presentare e manifestare, dicono qualcosa di diverso della persona che li prova. In particolar modo una differenza grossa è tra il primo attacco di panico in un ragazzo adolescente e invece il caso che raccontava anche lui prima di una persona più adulta che ne ha tanti, si ripetono, di cui non se ne viene facilmente a capo.
Allora, effettivamente, pur essendo molto simili le manifestazioni in questi due casi, ti direi che il senso è molto diverso. Lo dice un po' anche, lo diceva Cecilia, sottolineando il sottotitolo del corpo che grida, fa particolarmente riferimento al primo attacco di panico in un ragazzo adolescente, soprattutto in quel caso, perché evidentemente è lì che è di più un campanello d'allarme anche più riconoscibile. Non è che ti saprei fare una statistica precisa, però direi che quel fenomeno di ostinarsi a non riconoscere un'origine psichica di una difficoltà per un attacco di panico in un ragazzo è meno frequente. Cioè sì, è chiaro, il perimetro lo prova, non è che pensa, però poi dopo un po' o a un primo incontro con una persona che medico che lo valuta, ci arriva prima a capire che c'è qualcosa di più personale che non va e che è da vedere. Quindi, come se ancora in quel momento, in quelle prime fasi, nell'adolescente, questa scissione tra corpo e mente non è completa. Cioè c'è ancora un punto di contatto senza il quale non verrebbe nemmeno l'attacco di panico, no? Allora, in quel caso, oltre a essere ovviamente dovuto al fatto che deve essere successo qualcosa, cioè come se fosse, non so, anche un treno da perdere, un'ultima chiamata, cioè è meglio che viene adesso e così qualcuno si accorge di me e magari mi dà una mano, piuttosto che, sì, non mi viene, sto bene, ma cioè, metto la polvere sotto il tappeto, però poi magari anni dopo diventa più difficile affrontare quella situazione che mi fa stare male, magari in quel caso soprattutto non mi permette di essere me stesso, di realizzarmi, di arrivare dove la spinta mi porterebbe, ma evidentemente qualcos'altro mi impedisce, insomma. Mi viene da, cioè mi è venuto in mente adesso, mi sono ricordata di una cosa che ci aveva detto appunto l'insegnante con cui facevamo la mia presentazione, Alessio Barbagli, che così quando stavamo parlando prima della presentazione ci aveva raccontato che nella sua classe, lei tra l'altro è un insegnante di scuola media, quindi ragazzi abbastanza piccoli, i ragazzi che soffrivano di attacchi di panico quasi se ne vantavano con i pari, con gli amici, insomma, no? E allora ci chiedeva, ma come mai, no? Questa cosa. E allora, appunto, noi abbiamo detto, ma guarda, io credo che sia perché non accettano, no? Indifferenza che precede l'attacco di panico, cioè l'attacco di panico diventa un quasi un vanto nella misura in cui gli fa rendere conto che sento, no? Allora sento, allora il corpo c'è, allora io reagisco, probabilmente sotto ci deve essere questo, no? Se poi più patologicamente ancora succede per esempio sia nei disturbi alimentari, come se poi nel disturbo alimentare, no? Ci fosse questo in qualche modo utilizzare, cioè violentare il corpo, insomma, nel, sai, no? Le anoressiche in realtà soffrono tanto la fame, no? E allora questo sentire la fame, questo sentire questo corpo che ha fame, no? E non ingerire il cibo, che cos'è, no? Se non appunto risentire, tentare patologicamente di risentire il corpo, no? Oppure l'autolesionismo, ragazzi tagli, no? Queste cose. A volte gli stessi tatuaggi, anzi, i ragazzi stessi mi hanno raccontato che delle volte si vanno a fare i tatuaggi per, proprio per risentire. Eh? No? Ah, vabbè. No, c'è ancora un discorso ferito dai ragazzi. Cioè, che a volte è proprio un tentare anche proprio di andare a risentire, farlo per sentire, no? Proprio per sentire se il dolorino fa piacere, perché si risente il corpo. Quindi, diciamo, a sottolineare quello che stavi dicendo, quindi l'attacco di panico diventa un modo
a quel punto però non coscio, mentre là c'è una volontà cosciente, no? Nella disturbo alimentare, anche se è una spinta che viene da dentro, no? Però c'è poi una consapevolezza nel taglio, nell'attacco di panico, invece è proprio come qualcosa che di più profondo ancora, no? Cioè, però come un tentativo forse dell'inconscio si difende, no? E che si vuole riappropriare di questo corpo e dice guarda che così non va, c'è cioè qualcosa che non va, devi fare qualcosa. Okay. Perché la domanda è una riflessione, no? Cioè in questa società volta alla rimozione o a far uscire velocemente quello che accade a noi, che accade all'esterno. Ecco, il fatto è che l'ansia, l'attacco di panico, un dolore, una perdita, un'elaborazione di un lutto, ecco, come riflessione sono un'opportunità. Ecco. Cioè questo che l'opportunità poi sia per i ragazzi, io parlo però anche per noi adulti, perché in realtà è trasversale questo. E il fatto che l'opportunità poi va a finire nella psicoterapia, casomai, se poi il sintomo è, come possibilità di soffermarsi e di cercare dentro sé. Poi quello è il percorso. Sì, questo assolutamente d'accordo, è verissimo, perché poi purtroppo appunto viviamo in un mondo dove si richiede un'estrema efficienza, no? E quindi non si può permettere un momento di depressione, un momento di tristezza, un fermarsi un attimo a dire ma che sta succedendo, che sto facendo, che cosa. Beh, no, allora bisogna correre, bisogna essere bravi, bisogna essere, cioè questo ideale della persona sana come quella che è efficiente, che non sente niente, che non si fa toccare dalle emozioni, che invece quello è malatissimo. Quindi sì, effettivamente, e appunto la riflessione, il lavoro su di sé che si fa in psicoterapia ovviamente è tutt'altra cosa, perché c'è anche dei tempi lunghi anche per questo, no? Perché appunto più lunghissimi, però insomma dei tempi che sicuramente sono un po' in contrasto con i tempi che ci vengono richiesti nella quotidianità, no? A parte da insegnante appunto ne avrei tantissime di domande, però me ne vengono in mente due. Diciamo noi come insegnanti forse gli attacchi di panico li abbiamo visti, però affrontiamo quasi quotidianamente l'ansia, anche molto forte, no? Durante i compiti, durante le interrogazioni. Ecco, come d'altra parte siamo docenti e la prova, l'interrogazione o il compito è una cosa che serve concentrazione. Allora, che consigli ci date? Cioè, che possiamo fare per far sì che loro si rilassino, ma non troppo, perché comunque il compito non si può fare. Cioè, questo è una, oppure il discorso delle emotività. Ecco, secondo me una serata come questa è fondamentale perché innanzitutto loro imparano a sentire anche un linguaggio diverso, a vedere e a parlare con figure professionali che diverse da noi e quindi anche a guardarsi un pochino dentro. Però, appunto, in quel momento del compito dell'interrogazione le emozioni bisognerebbe lasciarle da parte. E allora come si fa? Perché poi magari lì l'ansia prende. E questa è una prima domanda. Faccio anche la seconda, ormai così non me l'avevo sottolineato. No, l'altra domanda è che nel libro viene fuori che spesso l'attacco di panico è un sintomo di una incapacità di vivere o di non saper fare o di non vivere, di non riuscire a vivere una separazione. No? Una separazione che può essere dal fidanzato, dal fidanzato, da un'amica, cioè, nell'adolescenza la rottura delle amicizie è un dramma, oppure anche di più, può essere anche un lutto. Ecco, siccome poi paradossalmente e parallelamente la cultura però ha sempre definito le separazioni come
esclusivamente e sono qualcosa di negativo, no? Però che cosa possiamo dire di più a loro, ai ragazzi, sulle separazioni? Ora mi viene da dire più le separazioni dal fidanzato, dalla fidanzata e dagli amici, che magari invece che appunto gli possa dire di andare avanti. Posso fare una domanda? Sì. E poi almeno no, prendo spunto, la volevo fare io questa domanda, mi sembra calzante. Aggiungo i familiari, cioè i genitori, i nonni, la mia più tenera età parla di nonni. Ecco, voglio dire, quali sono i consigli che potete dare? Perché sono importanti, come ci si deve comportare qualora accadesse una cosa di questo genere? Allora, capisco che il ruolo dell'insegnante in questa situazione è difficile. Una cosa, insomma, ci sono forse delle situazioni anche da differenziare, no? Cioè, non lo so, mi viene da pensare che se c'è l'ansia bisogna capire anche perché c'è l'ansia, no? Quindi da un certo punto di vista, se l'ansia è dovuta al fatto che non ha studiato nulla, no? Come dire, forse la terapia è studia, no? Cioè, scusate, però no, è detto ansia, cioè quello, questo è il rapporto con la realtà, no? Cioè se non è studiato, non è studiato. Allora, dall'altra invece forse c'è un discorso molto più difficile che è il ruolo dell'insegnante da un certo punto di vista, no? Che insomma, e quindi su, come dire, veicolare poi la conoscenza, e quindi forse la domanda è su che tipo di conoscenza poi, no? In qualche modo forse la cosa più difficile secondo me, come parere proprio personale, è che l'insegnante si trova poi spesso a dover combattere contro appunto questa cultura, no? Che in qualche modo ci dice che noi esseri umani dobbiamo essere scissi, è sempre il discorso, no? Che abbiamo detto insomma in tutto il pomeriggio, in cui c'è una scissione appunto mente-corpo, che poi ovviamente più profondamente c'è una scissione cosciente non cosciente, no? E quindi, come dire, appunto bisogna da una parte, come dire, queste emozioni vanno appunto controllate, perché in qualche modo è come se si ha sempre un valore negativo poi, no? Della parte emozionale, della parte passionale, no? Come se in qualche modo ha sempre appunto un valore negativo, quindi secondo me poi siete continuamente, no? Come dire, messi alla prova da questa cultura, quando forse invece, come dire, insomma bisognerebbe proporre forse una concezione diversa, no? Di conoscenza, proprio forse di conoscenza dell'essere umano. Allora questo essere umano è davvero scisso, oppure c'è la possibilità che l'essere umano ci sia un'armonia, diciamo, nell'essere umano tra appunto un cosciente, una coscienza e un comportamento, cioè quindi non si parta da un'idea di essere umano scisso, ma da un'idea di essere umano fuso, unito, no? Cioè quello che poi diceva Cecilia prima. Quindi credo che forse il lavoro più duro per quel insegnante è proprio veicolare forse una nuova conoscenza. Una piccola aggiunta su questo, pensando anche ai ragazzi che spesso vengono al CIC. Cioè ci sono due elementi, centro di informazione e consulenza, è lo sportello d'ascolto psicologico, e ovviamente anche lì la maggior parte dei casi vengono i ragazzi che stanno meglio perché sono più consapevoli, chiedono di più, sono più disposti a mettersi in crisi, il problema è andare a prendere quelli che invece esattamente se lo tengono dentro, se si nascondono e magari sono situazioni più serie. Le cose importanti sono due, una per gli insegnanti e una per i ragazzi, e sono legate al fatto che quell'ansia dell'interrogazione è all'interno del rapporto che voi avete,
cioè tra insegnanti e studenti, e quindi essendo un rapporto siete fondamentali tutti e due, non si può pensare che la cosa viene solo da una parte. Allora, credo che da parte degli insegnanti e forse anche da parte di genitori, nonni, la cosa fondamentale è, lo dico male, cioè far vedere al ragazzo che lo si vede, è quello che toglie l'ansia, cioè far vedere che c'è un interesse, un'attenzione per quello che lui è, che va al di là ovviamente della prestazione, della performance, del compito, dell'interrogazione e dell'esame. E non di più, cioè che si possa, che si riesca a fargli vedere che si vedono i suoi cambiamenti, che non sia un pregiudizio, che non è che se al primo compito di classe del primo anno prendi 9, sei sempre bravo, se prendi 6, sei sempre somaro, no, 6 no, dico 4. Esatto. Cioè, quindi fanno vedere che lo si vede una sua interezza e si riconoscono e si valorizzano anche i suoi cambiamenti. Questa è un'altra cosa che sicuramente toglie l'ansia. Però, dall'altra parte, ai ragazzi gli dico sempre, non è che cioè, voi non dovete fare niente, voi dovete fare una cosa difficile che poi si fa un po' per tutta la vita, cioè dovete dire di no a delle cose. Con i nostri modi, con i tempi, a volte ci si riesce, a volte è più difficile, però non nel senso di non fare un'alleanza con l'idea che poi la risposta a quel compito, il voto preso, quello che poi magari la sera vi chiedono di raccontare ai genitori, è la vostra identità e basta. È una parte della vostra identità, magari è importante, soprattutto se più che legata al voto è legata allo sviluppo di una conoscenza, ma poi sarà chi magari suona uno strumento, chi fa uno sport, chi esce con le ragazze, insomma, sono tutte cose che fanno parte dell'identità. E allora, a volte, non fare alleanza con l'idea che invece... cioè, poi qualcuno ci finisce a crederci che è soltanto come va a scuola. E questo pure, secondo me, l'ansia la aumenta male. Grazie, giusto prima di rispondere alla domanda sulle separazioni, volevo aggiungere una cosa. Intanto appunto che poi un po' d'ansia è fisiologica, tra l'altro, insomma, sapete, no? Che serve proprio per attivare, no? Tutti i sensi, la memoria, cioè, e quindi serve funzionare, no? Tant'è vero che mi ricordo quando facevo gli esami, all'esame mi ricordavo delle cose che quando studiavo a casa ripetevo non mi ricordavo mai, no? Però all'esame mi ricordavo perché evidentemente c'è una, no? C'è questa attivazione che è... tu non ti ricordi mai. E poi questa cosa che dice Riccardo la rinforzerei dicendo che dovete uscire soprattutto da questo meccanismo del voto, del prendere il voto, del prendere il pezzo di carta, dell'arrivare alla promozione come se fosse acquisire dei punti, no? Tanto invece sono i punti miravanza, ma insomma no, cioè non sono i punti da acquisire. Cioè, voi dovete riprendere il gusto della conoscenza, del sapere le cose, dello studiare. Allora, più riuscite a appassionarvi, mi dispiace, ma più riuscite a appassionarvi, più riuscite a studiare in un certo modo, per una curiosità, per la voglia di conoscenza, perché è bello sapere le cose. E in questo poi, appunto, purtroppo la scuola ovviamente è diventata molto, no? Questa acquisizione di punti, dei crediti, no? Insomma, c'è cioè la corruzione dei crediti, e invece no, dovete non farvi fregare da questo, cioè dovete cercare di riappropriarvi proprio del gusto di studiare. Allora, più avete il gusto di studiare, più avete la passione per la conoscenza e meno ansia avete quando andate a fare i compiti in classe, le interrogazioni, cioè cambia proprio il modo di fare poi le verifiche, ecco, che dovrebbero essere delle, tornare al concetto di verifica e non di che voto è preso, che non è preso, se è stato bravo o meno bravo, insomma, no? Che, cioè una verifica di quello che uno sa, di quello che uno ha capito, di quello che uno ha acquisito di nuovo, no? Ecco.
Quindi questo per aggiungere insomma, quello che dice. Riguardo alle separazioni, questo è un tema, questo è un tema spinoso. E, allora, diciamo intanto chi l'ha detto che le separazioni sono negative? Le separazioni, no, non che lo dici tu, no. Allora, intanto la separazione è qualcosa che non è al di fuori del rapporto, è qualcosa che fa parte del rapporto, quindi ci si separa in modo corrispondente al modo in cui si è fatto il rapporto, cioè la qualità della separazione dipende dalla qualità del rapporto. Cioè più il rapporto è stato intenso, profondo, infatti noi nel libretto, mi sembra che a un certo punto quando parliamo dell'angoscia abbandonica, no? Diciamo che tante volte l'angoscia abbandonica è molto più potente, per esempio anche la separazione dai genitori è molto più potente quando il rapporto con i genitori non è stato soddisfacente, quando è carente, quando è problematico, no? Più difficile a volte separarsi, questo penso che l'avete sperimentato, da rapporti difficili, complicati, che non da rapporti sono andati bene. Questo perché? Perché come se rimanesse sempre un non detto, un non risolto, rimane la rabbia, rimane l'odio, e allora qui il discorso diventa complicato e ci vorrebbe un incontro a parte per parlare di questo, per parlare dei rapporti, delle relazioni e delle separazioni. Però per cercare di essere semplice e breve, diciamo che se il rapporto è stato un rapporto basato sul bisogno, cioè io ho bisogno di te, perché io senza di te sono zoppo, ho bisogno di te come cappello, ho bisogno di te come sostegno, allora separarsi ovviamente lì diventa difficile, qui rientra il discorso che facevamo prima, no? Se c'è questa identità un po' carente, un po' monca, no? Se si arriva ai primi rapporti con questa identità un po' ancora scarsina, è facile che i rapporti diventino questo, no? Cioè, ho bisogno di te, non posso vivere senza di te, e quello non è proprio, mi dispiace deluderti, ma non è proprio vero amore, no? Cioè se si basa questo rapporto sul bisogno dell'altro. Allora quando ci si separa, questo buco, questa carenza di identità viene fuori in modo ancora più potente, no? Viene fuori in maniera ancora più drammatica, e quindi da lì nascono delle angosce terrificanti. Se invece il rapporto è bello, cioè è più un rapporto dialettico, un confronto, no? Tra due identità, una conoscenza, no? Dell'uno e dell'altro, un fare delle cose insieme con un piacere di acquisire delle cose nuove, allora questa separazione non sarà con un buco, ma sarà con un plus, no? Cioè quelle esperienze vissute, quelle realtà vissute con l'altro vanno ad arricchire la nostra realtà interna, quindi noi ci ritroveremo con qualcosa in più dentro, no? Quindi fuori quella persona non c'è più, ma compare dentro un'immagine del rapporto vissuto con quella persona, e questo è legato a parole difficili che Fagioli ha chiamato fantasia di sparizione, no? Cioè sparisce qualcosa fuori, cioè ci si separa perché fuori sparisce l'oggetto, diciamo, del rapporto, ma compare, cioè fantasia, compare un'immagine di quel rapporto che ho vissuto con l'altro. Ecco, quindi sui consigli da dare, la domanda che ho consigli da dare, torniamo al discorso prima, un po' difficile perché sul piano cosciente si fa poco, nel senso che si può forse stare vicino a una persona che magari sta male in quel momento, perché poi il dispiacere, il dolore, cioè è normale, è l'angoscia che non va bene. L'angoscia è legata al buco, al vuoto. Il dispiacere e il dolore è legato a un giusto affetto per qualche cosa che abbiamo vissuto con piacere, che ci ha piaciuto, che è stata una bella esperienza della nostra vita e che non c'è più, il capitolo della nostra vita che si chiude. È chiaro che questo ci dà dolore e dispiacere, ma non ci deve dare angoscia. Se c'è l'angoscia vuol dire che c'è questa carenza interna. Allora, di fronte a una persona che soffre e sta male perché si è separato, perché si è lasciato, eccetera, penso che
la vicinanza, l'affetto, fare cose insieme, più che il dire qualcosa. Io credo che il dire qualcosa su un piano cosciente non serva molto, serve l'affetto, il rapporto, insomma, la relazione affettiva fondamentalmente. Okay? Allora, volevo soltanto aggiungere una cosa per quello che è la mia esperienza, appunto, l'ha già detto Luana, a livello cosciente non si può fare, mi leggo tantissimo per quella che è la mia esperienza allo sportello e comunque anche l'esperienza a scuola in genere, a quello che diceva Riccardo prima, cioè quello che chiedono i ragazzi è di essere visti. Quindi cosa possono fare i genitori e i nonni? Adoperarsi per vedere la realtà vera, profonda, dei figli e dei nipoti. Cioè si osserva, ma questo non importa entrare in una scuola, sembra che sia una prassi comune dell'esistenza di tutti noi, è sempre molto più importante come il ragazzino ha fatto la recita, ha fatto la gara di nuoto, di sport, come è andato a scuola, come ha fatto il compito, come diceva Riccardo, no? Ciò che fa e non ciò che è. E quindi c'è proprio bisogno probabilmente di una rivoluzione culturale, ciascuno di noi, il nostro piccolo, farsi un esame, cioè quanti genitori si vantano per quello che fa il figlio, ma ti sei mai chiesto chi è il tuo figlio? E questo io lo dico sempre ragazzi, è ovvio, poi detto così con le parole può sembrare a livello di consiglio, no? Però se poi per loro nella terapia le mie parole vanno a incidere dentro nella loro personalità, ecco che allora ci può essere un cambiamento fondamentale, perché quando si lamentano chiedendo dicendo che non vengono visti dai genitori, io chiedo loro, ma tu li vedi i tuoi genitori? Quando torni a casa loro ti chiedono solo della scuola e tu chiedi mai a loro come stanno o non stanno? E quindi mi dico ancora Riccardo, i giovani sono complici dei genitori o i genitori complici dei ragazzi, non lo so, c'è una forma di fare nucleo all'interno della famiglia, di difendere il piccolo gruppo famiglia e mi sembra che si stia perdendo il senso del gruppo scuola, ecco Elisabetta. Voi siete portati ad inserire un individuo al quale è il vostro compito, no? Poi vedo qui tanti amici e insegnanti. Voi dovete portare all'interno del gruppo sociale un ragazzo, voi adulti, ma insomma l'inserimento scolastico è la separazione, ecco di nuovo il discorso che faceva Luana, separazione dalla famiglia, inserimento nella società, nella scuola. Ma quanti dei genitori sono disposti a vedere il loro figlio non come individuo, non nell'individualismo, non voglio dire poi di quei genitori che vogliono il privilegio della scuola, perché quando vengono dagli insegnanti spesso il loro figlio è il migliore, deve avere un attimo di riguardo, no? No, è importante inserirlo nel gruppo, cioè di trovare anche delle realtà umane in modo che questi ragazzi si possano poi confrontare e prendere loro le loro misure con il mondo, senza sempre dietro la protezione della famiglia, no? Quando Luana parla di separazione intende anche questo, all'atto pratico poi, no? Fidati che tuo figlio sbaglierà e poi troverà la strada. Se tu lasci che tuo figlio prenda le misure in autonomia, perché ovviamente il bambino deve passare da un momento di bisogno, perché siamo prole nette e quindi abbiamo bisogno dell'adulto, quindi la dipendenza all'inizio è fisiologica, ma il genitore deve sempre promuovere l'autonomia, non deve andare in tandem, il genitore come nonni, insomma tutti, chi può lo faccia, non deve andare in tandem con l'adulto e allora si troverà a sbagliare. Sbaglia e poi a un certo punto smetterà di sbagliare, ma non avrà il terrore dell'errore, perché poi il perfezionismo è una grave patologia, cioè anche quello è il sintomo, ma è sintomo di gravi patologie, quindi facciamoli sbagliare e che sbaglino da soli.
sono contenta che sia arrivata proprio in questo momento che stiamo parlando dello sportello, eccetera, è arrivata la psicologa della scuola che è con noi, Laura De Manchi, che è importante che ci sia appunto lo sportello nella scuola. Soprattutto devo salutare e ringraziare tutti, in particolare l'associazione Come ti porta per questa occasione di confronto e approfondimento, le colleghe e il collega che hanno presentato. Mi scuso perché purtroppo ero impegnata in un'altra scuola a fare una supervisione agli insegnanti, per cui non sono riuscita a partecipare dall'inizio, ci avrei tenuto molto perché effettivamente è un tema importante, quello della gestione dell'ansia e degli attacchi di panico, e dal poco che ho sentito mi sono ritrovata moltissimo nelle suggestioni, nelle impressioni che avete dato, per cui non vorrei aggiungere niente nei contenuti perché non essendoci stata non vorrei essere né fuori luogo né ridondante. Vorrei soltanto appunto presentarmi, perché alcuni di voi magari mi conoscono sia come studente, come genitori e come insegnanti, ma qualcuno no, e credo proprio che sia un aspetto fondamentale del lavoro dello psicologo a scuola quello di far parte di una comunità di apprendimento che è fatta soprattutto da ragazzi e dagli insegnanti, ma anche dalle famiglie e dal territorio, dalle associazioni che contribuiscono a rendere viva e vitale appunto la funzione di educazione, non solo a diventare competenti in un tema, ma a diventare proprio cittadini consapevoli, liberi e positivi nello scegliere poi proprio i percorsi di vita. Quindi non voglio aggiungere niente, soltanto dire che appunto c'è questo attivo, questo servizio che è fatto in sinergia, come dicevate, con gli insegnanti, per cui il lavoro con i ragazzi sono al centro e le famiglie, però il ruolo fondamentale è poi quello di consulenza e supporto al lavoro educativo che fanno gli insegnanti, per cui è un'attività che viene svolta come consulenza individuale, ma poi c'è un ritorno che va tutto tondo poi sul percorso educativo che fanno i ragazzi e che lo fanno poi grazie agli insegnanti. Non dico come funziona, insomma sapete tutti, c'è la mail per prenotarsi, ma poi si può fare anche chiedendo in segreteria, chiedendo agli insegnanti, insomma l'importante è che poi se c'è un bisogno, se c'è un dubbio venga rilevato e venga intercettato, perché a volte basta veramente l'attenzione, dedicare il tempo dell'ascolto, instaurare un dialogo, perché è una situazione che lì per lì sembra veramente grave, traumatica e compromettente, si sciolga anche velocemente e grazie appunto a questo momento di accoglienza e ascolto attivo si trova le risorse per uscirne autonomamente da un problema. Quindi non aggiungo altro, ringrazio ancora e lascio spazio alle conclusioni della discussione. Grazie. Sì, laggiù in fondo ci sono le luci. E dove c'è il quadro? Allora, io volevo ringraziare perché il libro l'ho letto, ha dato tantissimi spunti di riflessione e avrei anche tante domande, però mi limiterò a un paio. Una è, a un certo punto voi affrontate l'argomento di cosa si fa quando c'è l'attacco di panico e prospettate sia quello che di solito avviene, che è la terapia farmacologica, sia quello che a volte avviene, che è la psicoterapia. Quindi vorrei approfondire un po' queste due diverse modalità di approccio, e a proposito della psicoterapia mi sembrava molto interessante l'accento che voi fate sulla valenza della psicoterapia di gruppo, cioè il valore maggiore che arriva nella psicoterapia di gruppo.
E poi l'altra cosa, non so, va un pochino fuori, ma io di mestiere faccio la dirigente scolastica, quindi mi trovo tantissimo a avere a che fare anche con casi di fobia scolare. E voi nel libro un pochino accennate anche alla fobia scolare. Quello che io ho pensato di mio è che la fobia scolare è molto spesso più frequente tra i bambini più piccoli, quindi fino alle medie, anche se poi c'è anche alle superiori, mentre gli attacchi di panico sono molto più frequenti alle superiori. Però non so, questa è una riflessione così frutto di un po' di della praticaccia, ma non so se c'è davvero un nesso e se le due cose possono essere considerate abbastanza vicine. Allora, grazie per le domande. Dunque, il trattamento, no? La prima domanda era di trattamento. Farmaci sì, farmaci no, terapia, ecco. Allora, i farmaci non curano niente, ok? I farmaci possono aiutare a controllare a togliere dei sintomi quando questi sintomi siano così invasivi da rendere proprio troppo difficile la quotidianità. È chiaro che se uno ha gli attacchi di panico e non esce di casa, non va a scuola o non va a lavorare o non va in psicoterapia, non riesce ad andare in psicoterapia, si possono dare dei farmaci, però sapendo che controllano semplicemente i sintomi, tolgono appunto un eccesso di sintomi che può condizionare troppo la vita della persona, no? E tra l'altro io su questo devo dire che sono sempre stata molto tirchia, no? Sempre dato terapie fine, non tanto da togliere completamente tutto, quindi so, un livello di ansia, un livello di così di depressione, perché poi a volte c'è una fuga, no? in questa guarigione fittizia, che non è una guarigione, per cui poi sto bene, non mi pongo più il problema, no? di che cosa ho, cosa devo affrontare. Quindi la terapia d'azione e la psicoterapia, per tutti i discorsi che ho fatto stasera finora, perché diciamo che la terapia di gruppo è più efficace. Allora, la terapia di gruppo nella nostra esperienza è più efficace in assoluto per qualunque tipo di disturbo, in modo particolare per questo tipo di disturbi, perché il confronto con gli altri è fondamentale. In che senso? La terapia di gruppo che conduciamo noi è abbastanza terapeutico-centrico, cioè nel senso che lo psicoterapeuta ha un ruolo molto ben definito e molto importante nella psicoterapia di gruppo, quindi non sono quelle cose che potete aver visto magari nei film degli alcolisti, no? dell'automuto aiuto, no? Non è niente di tutto questo, cioè un terapeuta che interpreta, che frustra le dimensioni malate, cioè che ha un ruolo estremamente attivo. Però il confronto con l'altro è fondamentale perché funziona questo un po' di specchiamento. Tante volte nell'individuale mi è capitato di dire delle persone anche per tempi molto lunghi, anche magari per un anno e mezzo, due anni, e non riuscire a far comprendere, soprattutto ecco, in queste persone che tendono a negare questa realtà irrazionale, questo non cosciente, una difficoltà a far comprendere, intanto anche un linguaggio nuovo, no? Parlare di sogni, diciamo, che sono questi sogni, no? Parlare appunto di realtà non cosciente, ma cos'è? Non la vedo, non la tocco, che cos'è, no? E invece, questi pazienti magari appunto con difficoltà a comprendere queste cose, messi nel gruppo, vedendo le stesse cose negli altri, improvvisamente, no? Comprendono, vedono qualcosa che prima non riuscivano a vedere su di sé. Quindi il gruppo in questo senso aiuta tantissimo, è più facile, ecco, per da far passare delle cose e far comprendere delle cose,
tra l'altro nel rapporto diretto, individuale, dire delle cose che magari l'altro può non gradire, no? Possono essere piacevoli, dicevo prima che il lavoro terapeutico può essere difficile perché si viene messi di fronte a se stessi, quindi anche a una realtà di se stessi che può non essere gradita, non piacere. Allora nel rapporto diretto si tende a chiudersi, a rigidirsi, a non far passare certe interpretazioni, no? Nel gruppo funzionano di rimbalzo, di riflesso, no? Quindi la stessa interpretazione data a qualcuno e l'altro ascolta e dice ah, però questa cosa riguarda anche me, ah adesso ho capito, no? Ecco, adesso dottoressa ho capito. Questo succede spesso. Ovviamente ripeto, va bene per tutti i tipi di patologia, in particolare proprio per queste situazioni, perché c'è questo discorso della lessitimia, del falso sé, del negare la realtà non cosciente, e quindi è un po' facilitato sicuramente. Altra domanda? Vabbè, insomma, questo mi sembra il punto centrale, quindi l'altro ha proprio pochissime parole e sono diciamo collegati, cioè cosa si vede? Che è frequente che chi poi sviluppa attacchi di panico, magari in adolescenza, in una fase preadolescenziale, io direi, cioè già di medie forse un po' avanti, ancora prima dell'elementare, cioè i primi momenti in cui si tratta di andare a scuola, c'è quella che viene chiamata un'ansia di separazione. E quindi ci sono dei ragazzi, sono casi che non vanno a scuola perché il motivo è che non riescono a uscire di casa, e quindi tutto il discorso che facevamo prima del rapporto con i genitori. Poi non so se questo lo possiamo legare a quel discorso delle tappe evolutive dell'essere umano, cioè è come se quel non andare a scuola ci metta un po' più una difficoltà di svezzamento di quel periodo dopo il primo anno di vita fino alla pubertà. Forse nell'attacco di panico oggi l'abbiamo sfiorato, detto sì eccetera eccetera, sì prima infatti sulla pubertà, potrebbe avere più importanza, più che lo spezzamento, un inizio di definizione di un rapporto con l'altro, di un'identità sessuale e qualcosa di quest'altro tipo qui a questo livello. Però. Ringrazio voi autori che siete venuti qua prima di tutto e voi pubblico che siete stato davvero ricco. No, credo che insomma la giornata, il pomeriggio sia riuscito. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, speriamo in un'altra occasione, penso che questa potrebbe essere l'inizio di altre occasioni. Grazie a tutti.